Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nostro appuntamento già inaugurato la scorsa stagione che torna quest'anno. Questa sera sono in compagnia di Fulvio Cascetta, prorettore funzionale Green Energy e Sostenibilità Ambientale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dottor Cascetta, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei Francesca e buonasera agli spettatori di Teleprima. Dottore, avremo tantissimi temi, soprattutto di grande attualità, da trattare in questa settimana. Prima però le chiedo, innanzitutto per curiosità, ma anche per rendere poi edotti i nostri telespettatori, qual è il suo ruolo come prorettore? Sì, grazie. Allora, come ha detto lei nella presentazione, io sono il prorettore funzionale alla Green Energy e alla sostenibilità ambientale, quindi come dice chiaramente la dicitura, ho la delega del rettore a trattare per conto dell'Ateneo Vanvitelli tutte le tematiche green, quindi cosiddette green, di energie rinnovabili, energie verdi, e di trattare tematiche di sviluppo sostenibile. Entrambi gli argomenti sono collegati evidentemente tra di loro e sono di grande attualità, tanto che nella missione del nostro Ateneo il nuovo rettore, il professore Nicoletti, ha voluto appunto introdurre una specifica attenzione ai temi ambientali, ai temi green della sostenibilità, individuando un impegno specifico dell'Ateneo su queste tematiche attraverso anche la funzione di un prorettore che appunto sono io. In questo momento rappresento il mio Ateneo, l'Ateneo di mia appartenenza, la Vanvitelli, l'Università della Campania, Luigi Vanvitelli. Questo sicuramente è molto importante, temi di grande attualità, temi che ci riguardano un po' tutti, insomma, spaziando dall'ambiente all'alimentazione, cose, diciamo, di tutti i giorni che forse spesso non ricevono la dovuta importanza. È verissimo, è verissimo. Infatti io ringrazio Teleprima per avermi concesso, diciamo, questo spazio di piacevole conversazione e informazione, perché, diciamo, il mio obiettivo in questo primo anno di attività era quello di individuare dei temi sensibili di grande attualità e di grande interesse per il grosso pubblico, diciamo, e lanciare un messaggio al territorio, che l'Università Vanvitelli fa terza missione ed è molto impegnata sul territorio a fare la terza missione e in particolare a, diciamo, svolgere e declinare i temi dello sviluppo sostenibile. Quindi le iniziative che stiamo mettendo in campo da un anno a questa parte, diciamo, costituiscono la testimonianza di questo impegno rinnovato dell'Ateneo attraverso la mia persona e ovviamente tutta una serie di colleghi, di professori di tutti i dipartimenti del nostro Ateneo. Dicevo, rinnovato impegno che deve essere ben comunicato alla cittadinanza, al territorio. Noi siamo un Ateneo a stella, ci definiamo così, nel senso che abbiamo un polo di Napoli e un polo a Caserta, che in realtà è una stella perché abbiamo ben quattro comuni che ospitano le nostre strutture dipartimentali. Quindi il nostro territorio di appartenenza è l'area vasta del Casertano, con il comune di Caserta, di Aversa, di Capua e di Santa Maria, oltre che il plesso di Napoli per gli studi, diciamo, della scuola di medicina e chirurgia. Quindi il nostro impegno sulla sostenibilità deve essere anche quello di scendere in campo, scendere accanto alle istituzioni del territorio per fare cultura. Noi siamo una sentinella di cultura. Il ruolo dell'università è un presidio culturale, un presidio, diciamo, di anche legalità in questo senso. Sostenibilità e quindi cultura, legalità. Mi fa piacere poter dire a un pubblico più ampio, al di là di quelli che sono i nostri canali tradizionali di comunicazione, che la Vanvitelli si impegna e oggi, stasera, vedremo alcuni eventi che cadono in una settimana particolare. Quindi mi fa piacere poter, diciamo, nei primi giorni di ottobre poter dare questo messaggio, perché abbiamo visto che nell'ultima settimana di settembre c'è stata un'attenzione internazionale, no? Alla presenza di forum sul clima, sui cambiamenti climatici, sull'importanza di queste tematiche, e neanche a farla apposta, nella prima settimana di ottobre di quest'anno, la Vanvitelli ha organizzato due eventi che parlano proprio di sviluppo sostenibile, quindi per me è un piacere poter divulgare a un pubblico ampio e poter dare questa testimonianza di come il nostro Ateneo, il mio Ateneo, è impegnato su questo argomento dello sviluppo sostenibile.
Dottor Cacetta, quindi partiamo a questo punto con ordine, dopo questa sua importante introduzione, e c'è una data iniziale, quella del 6 ottobre, un webinar gratuito su un'alimentazione sana e sostenibile, due aggettivi che hanno una correlazione secondo me, che riguardano un tema particolare, e poi le faccio un'altra domanda che riguarda questo. Il periodo che stiamo vivendo sta sicuramente andando meglio con la campagna vaccinale, ma insomma va in qualche modo detto, ricordato quanto il coronavirus abbia influito tanto sull'alimentazione. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, mettiamo in ordine gli eventi, come diceva giustamente Francesco, partiamo dalla prima data. La prima data è quella del 6 ottobre, dove alle ore 10, in maniera gratuita, attraverso la piattaforma Teams, basta collegarsi a un indirizzo internet che verrà divulgato, ci sarà un webinar di un'ora e mezza dal titolo Alimentazione sana e sostenibile. Questa è l'occasione per poter dialogare tra esperti del settore, il coordinatore scientifico è il professore Marcellino Monda del nostro Ateneo, che è un noto medico, diciamo, di esperto nutrizionista, che ci coordinerà in una chiacchierata appunto di un'ora e mezza parlando di alimentazione sana e sostenibile. Vi cito brevemente gli altri relatori: oltre al professore Monda c'è la collega Severina Pacifico, Caterina Esposito e Simona Castaldi, sono tutti docenti dell'Ateneo Vanvitelli. Come dice il professore Monda, l'alimentazione è assolutamente uno dei due pilastri del benessere. Io penso che ogni cittadino del mondo voglia vivere nel benessere. Per vivere nel benessere i due pilastri sono alimentarsi bene e fare moto. Quindi attività fisica e alimentazione. L'alimentazione è molto importante, lo sappiamo da sempre, si è sempre sentito parlare di dieta mediterranea. Io non sono un medico, sono un ingegnere, però ho parlato molto col collega Monda e quindi ci rendiamo tutti conto che una buona alimentazione non solo serve a stare innanzitutto ognuno di noi in salute, serve a prevenire una serie di malattie, di patologie anche piuttosto gravi, che vanno poi a incidere sulla salute del singolo, sul sistema sanitario nazionale, vanno a incidere sull'uso del territorio, perché mangiare gli alimenti giusti, cosiddetti a chilometro zero, rispettare la stagionalità, rispettare le produzioni del territorio, sono tutti atteggiamenti consapevoli e sostenibili. Ognuno di noi, già mangiando, decidendo di mangiare delle cose anziché delle altre, invece di mangiare di ciliegie a dicembre, se mangiamo i prodotti del nostro territorio, evidentemente facciamo un'azione responsabile, civile e sostenibile. Quindi, in quest'ora e mezza, medici, scienziati di altra natura ci diranno, si confronteranno con queste tematiche e farci capire come è importantissima l'alimentazione per prevenire e l'obesità, che è una parola che sembra che interessi più il Nord America. Noi sentiamo sempre in televisione, leggiamo sui giornali come se l'obesità fosse qualcosa solo di un certo mondo occidentale sviluppato, in particolare il Nord America. In realtà l'obesità interessa tutti, diciamo, i paesi occidentali, interessa anche l'Italia, e l'obesità è una pandemia. Noi usiamo la parola pandemia per il Covid che ci terrorizza giustamente in questi mesi, in questi anni, ma in realtà anche l'obesità è una pandemia e va combattuta, non con vaccini, ma va combattuta con la cultura dell'alimentazione. E io penso che bisogna parlare di alimentazione a tutte le fasce, a tutti i generi, anche un ragazzino deve essere in grado di capire l'importanza di mangiare sano, di mangiare, diciamo, in maniera responsabile, perché non solo fa bene a se stesso, alla propria famiglia, alla comunità, alla propria città, ma fa bene al pianeta, perché è chiaro che se mangiamo alimenti di diete sostenibili, rispettiamo l'ambiente, consumiamo meno suolo, consumiamo meno territorio, meno acqua, e quindi tutto viene legato da questo senso anche ambientale di responsabilità. Quindi c'è anche un approccio etico al mangiare, si mangia per il gusto ovviamente, ci si mangia per nutrire, ma bisogna farlo sempre con un approccio responsabile. Ecco il concetto etico della sostenibilità. Quindi il primo incontro, il primo esempio tangibile dell'impegno della Vanvitelli è proprio toccare questo tema, che è uno dei grandi temi. Tutti questi temi che stiamo, diciamo, di cui parliamo punteggiano quello che sono i 17 goal dell'Agenda 2030 dell'ONU. L'ONU ha detto quali sono i grandi obiettivi della sostenibilità, e uno di questi è certamente la salute, e nell'ambito della salute un tema di rilevanza mondiale è l'alimentazione sana e sostenibile. Questo evento, mi permetto di segnalarlo, questo evento del 6 ottobre gratuito, è un webinar, è, diciamo, stato organizzato e si è proposto per partecipare al Festival
della sostenibilità che organizza l'ASVIS. L'ASVIS è l'Associazione Italiana della Sostenibilità. Quindi è anche un privilegio per noi della Vanvitelli, perché è la prima volta che, da che esiste il Festival della Sostenibilità, accediamo al programma ufficiale. Quindi sul programma ufficiale del Festival 2021 della Sostenibilità c'è un evento che è stato, diciamo, incasellato il 6 di ottobre alle ore 10 ed è organizzato dall'Università Vanvitelli, non da sola, questa è un'altra novità. L'Università Vanvitelli fa parte, come tutte le università pubbliche statali, di una rete RUS, che vuol dire Rete delle Università Sostenibili, e l'Università Vanvitelli si è fatta promotrice di creare RUS Campania. RUS Campania è il capitolo campano regionale che unisce i 7 Atenei campani, uno dei 7 è la Vanvitelli, per fare network, per condividere esperienze e buone pratiche. Quindi questo evento RUS Campania, col patrocinio di RUS Nazionale, trova posto nel programma ufficiale del Festival ed è la prima volta che si è una manifestazione di una rete di università campane. Lo dico con orgoglio, perché normalmente le università partecipano, come dire, a titolo singolo, come singole istituzioni. Noi ci abbiamo molto creduto in questa iniziativa di networking, di rete tra università, e siamo quindi ben contenti di poter inaugurare questo evento pubblico, questo webinar pubblico della RUS Campania, in occasione proprio del Festival della Sostenibilità Italiano, che è in corso proprio in queste settimane e che è cominciato a settembre e si completerà alla metà di ottobre. Quindi un evento webinar, cultura dell'alimentazione, cultura anche tra le università, ma fuori dall'università, perché il ruolo dell'università è quello, sì, di dialogare tra di loro, ma di aprirsi ai territori. E quindi noi saremo contenti se a questo webinar, oltre alla componente più tipicamente accademica, di tutto il network nazionale, quindi parteciperanno le accademie di tutta l'Italia, ci potessero essere tanti studenti, ma non solo universitari, tanti cittadini, tanti ragazzi, tante persone interessate a un argomento che verrà trattato assolutamente con un linguaggio semplice e comprensibile in più. Quindi non è un webinar accademico specialistico, ma è un webinar di tipo divulgativo, perché lo scopo del Festival della Sostenibilità è parlare a tutti in maniera chiara, in maniera semplice e comprensibile. Dottor Cacetta, lei è stato veramente esaustivo, mi permetto soltanto di farle una domanda. Lei diceva giustamente l'auspicio è che ci sia una grande partecipazione, questo perché il tema dell'alimentazione è un tema che riguarda tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, quindi come dire, anche possiamo rivolgersi alla popolazione un po' più anziana e dire c'è sempre tempo per avere una possibilità di iniziare a vivere in modo sano, anche perché, come giustamente diceva, nel webinar se ne parlerà in maniera semplice ma non per questo non professionale, c'è il modo di vivere in maniera sana e di poter quindi migliorare poi tutti i benefici sia del corpo che della mente. Assolutamente, assolutamente. L'alimentazione, ripeto, è uno dei due pilastri. Che piaccia o non piaccia, l'attività fisica è necessaria, quindi non basta fare una buona dieta, è condizione necessaria ma non sufficiente. Per vivere bene dobbiamo fare una buona dieta e dobbiamo essere consapevoli che buona dieta vuol dire anche incidere con i nostri semplici comportamenti, i nostri semplici consumi a livello un po' più vasto dell'ambiente e del pianeta. E quindi certamente un pilastro è l'alimentazione, l'altro pilastro, poi i medici saranno molto chiari in tal senso, è quello del moto, l'esercizio fisico. E su queste due gambe che sta in piedi la salute, diciamo, la vita salubre, diciamo così, e in buona salute e in buon benessere soprattutto. Quindi da questo punto di vista non ci sono limiti di età, le diete si vanno a calibrare per tutte le fasce d'età e si vanno a calibrare anche le attività fisiche nei limiti della possibilità per tutte, diciamo, l'età. L'importante è non sottovalutare, non considerare secondario questo aspetto, perché il nostro benessere ce lo costruiamo da bambini fino agli adulti attraverso i nostri comportamenti, che devono essere virtuosi nell'alimentazione e nell'attività fisica. Ripeto, vanno insieme queste due cose e dobbiamo, diciamo, prenderne atto. A volte c'è chi preferisce sentirsi più libero nel mangiare, dice tanto poi faccio palestra, vado a correre, e viceversa. Funzionano solo se sono abbinate queste due cose, quindi dobbiamo prendere tutti noi l'abitudine a fare attività fisica e a mangiare bene in maniera sana e sostenibile. Questo sicuramente è importante, dunque l'appello da parte nostra a seguire questo webinar il prossimo 6 di ottobre. Ce ne sarà un altro incontro di fondamentale importanza
per l'Università Vanvitelli. Prima però ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio dopo un'introduzione importantissima sulle tematiche dell'alimentazione, grazie al prorettore funzionale Green Energy e Sostenibilità Ambientale dell'Università degli Studi Luigi Vanvitelli, il professor Furio Cascetta, che ha appunto parlato della tematica dell'alimentazione. Ce n'è un altro progetto importantissimo che verrà presentato il prossimo 9 ottobre 2021 alle ore 10 presso la Biblioteca Diocesana a Caserta, dal titolo Dialoghi sulla sostenibilità insieme per promuovere il cambiamento. Un progetto con 5 scuole, ovvero il Buonarroti, il Ferraris, il Manzoni, il Giordani ed il Salleucio, con lo scopo di divulgare uno stile di vita sano ed indirizzare le popolazioni verso diete equilibrate per il raggiungimento dell'ecosostenibilità. Insomma, dottor Cascetta, è in qualche modo indubbiamente tutto collegato a quello che ci dicevamo prima. Sì, in effetti è così, la ringrazio. Questa seconda iniziativa, devo dire, nasce grazie a una collaborazione strutturata tra la Caritas Caserta e l'Università Vanvitelli. Anche questa è una novità che voglio rimarcare con soddisfazione. Non è usuale che un ateneo pubblico trovi un canale di comunicazione istituzionale strutturato, quindi con programmazione nel tempo, con un ente come la Caritas. Quindi con molto orgoglio il Rettore ha sottoscritto una convenzione quadro, un accordo quadro con la Caritas Caserta, e attraverso questo accordo l'Università fornirà, come al solito, un riferimento culturale, un'istituzione sponda di riferimento, un partner con il territorio casertano, in particolare con le iniziative che tutti conoscono della Caritas in generale, benefiche, molto volontariato, e della Caritas casertana nello specifico. Questo accordo è stato stipulato a luglio scorso e in poche settimane abbiamo messo sul campo un sacco di iniziative, di progetti molto interessanti. Quindi non solo la esprimo a livello personale del mio rettore e dell'Ateneo la soddisfazione di poter collaborare in maniera istituzionale strutturata, si direbbe se fossero dei fondi di finanziamento, in maniera strutturata con Caritas, ma la voglia di fare cose concrete insieme si è immediatamente realizzata. Questa alchimia positiva, questa chimica positiva si è realizzata subito. Giusto per fare qualche esempio, assisteremo la Caritas in quello che è l'osservatorio sulla povertà e sulle risorse, che è un tema molto importante per caratterizzare il territorio, e in questo progetto dell'osservatorio sulla povertà e sulle risorse la Caritas si avvarrà del Dipartimento di Economia del nostro Ateneo, che ha appositamente sottoscritto una convenzione, e questo è un primo tipo di progetto, e insieme a questo ne sono partiti altri proprio sui temi della sostenibilità. Il tema per cui oggi diamo questa presentazione è il progetto Dialoghi sulla sostenibilità. È l'idea nata congiuntamente da Caritas e da Vanvitelli per portare in una funzione che noi chiamiamo di terza missione di orientamento, cioè andare presso i giovani degli istituti secondari, per le scuole secondarie, facendo conoscere attraverso delle attività divulgative e culturali anche il brand, il nome della nostra università, cosa fa, dov'è, quali sono i tipi di studi che si possono fare presso il nostro Ateneo. Quindi noi siamo lieti di partecipare a questa occasione dei dialoghi sulla sostenibilità, perché svolgiamo al tempo stesso una mission etica insieme alla Caritas di informare e divulgare i cittadini del domani, che sono i ragazzi, e al tempo stesso scompiamo una nostra funzione, perché nella terza missione, diciamo,
abbiamo in parallelo anche l'orientamento, e orientamento vuol dire andare a parlare, uscire dalle mura dell'università e andare a parlare nelle scuole, agli studenti. Siamo in tempi Covid, per cui questi incontri saranno in modalità ibrida. In queste scuole in particolare ci sarà una parte in presenza e una parte in didattica a distanza, quindi con lo streaming via web, e le attività seminariali in presenza saranno svolte presso l'Istituto Giordani di Caserta. E a questi seminari parteciperanno tutti i ragazzi degli ultimi anni delle superiori delle cinque scuole che ha appena annunciato Francesco. Quindi sono cinque istituti, stiamo parlando di migliaia di ragazzi. Migliaia di ragazzi ai quali noi vogliamo somministrare nozioni, cultura sullo sviluppo sostenibile. Se ne parla, se ne legge, ma secondo me mai a sufficienza. Mario Draghi in questi giorni, intervistando la famosa Greta, ha detto che bisogna operare tutti e bisogna essere tutti coinvolti sui temi della sostenibilità con cose concrete. Ora, per fare cose concrete bisogna avere la cultura, quindi i giovani devono essere i primi a sapere bene quali sono gli argomenti, quali sono le soluzioni davanti ai problemi, individuare bene i problemi e le soluzioni. Per fare questo bisogna insegnare la sostenibilità. E il Presidente del Consiglio ci ha detto anche che nel prossimo futuro si sono incontrati del G20 tutti i ministri della pubblica istruzione, riconoscendo che il tema sostenibilità e sviluppo sostenibile dovrà essere una materia curricolare, cioè si dovrà studiare come si studia l'italiano, la matematica, le scienze, la filosofia, il greco, il latino e così via. Quindi, come noi all'università ci siamo resi conto che la cultura della sostenibilità va data ai nostri studenti, ai nostri giovani, anche in maniera extracurricolare, perché all'università non c'è un esame di sviluppo sostenibile, per adesso nelle scuole superiori non c'è la materia sviluppo sostenibile o sostenibilità ambientale che dir si voglia, quindi i dialoghi sulla sostenibilità vanno a riempire un vuoto didattico formativo. Noi vogliamo divulgare questi temi affinché i ragazzi, attraverso questi N incontri, 10 incontri in circa 7-8 mesi, più o meno ogni 2 mesi un incontro, e ogni incontro verranno affrontati 2 argomenti affini, i ragazzi tocchino con mano, vedano quali sono le problematiche, le approfondiscono, acquisiscono un linguaggio, una terminologia, fanno domande, avranno risposte. Secondo me questa è molto importante, perché è la vera, come dire, cultura sulla sostenibilità che l'università può fare insieme alle scuole e insieme all'UNICEF, perché non voglio dimenticarlo, ma questa iniziativa dei dialoghi sulla sostenibilità vede 3 attori protagonisti, abbiamo detto la Caritas Caserta, la Vanvitelli e l'UNICEF. Questo è molto importante, che 3 istituzioni con caratteristiche un po' diverse convergano su un progetto culturale, di divulgazione culturale. E quindi avremo questi incontri ad ottobre, a novembre, a gennaio, a marzo, a maggio. I temi, ne leggo qualcheduno per fare capire che spazieremo dall'alfa all'omega, dagli ecosistemi ai cambiamenti climatici, alla contaminazione ambientale, all'uso sostenibile della risorsa idrica, il ciclo dei rifiuti, la sostenibilità alimentare, il cibo, l'economia secondo Francesco, che è un'economia circolare ma anche un'economia civile, e così via, l'impatto ambientale nei comportamenti umani e quant'altro. Professori universitari, professori delle scuole superiori, presidi, dirigenti scolastici, dirigenti dei provveditorati, stiamo coinvolgendo tutti, tutta la società che ha come mission tecnica quella dell'educazione, della formazione dei giovani, è impegnato in questo progetto, la Caritas, l'università, le scuole, l'UNICEF. Quindi da questo punto di vista è una bellissima fusione, è una bellissima sinergia tra istituzioni del territorio che hanno uno scopo molto nobile di divulgare comportamenti, buone pratiche e saperi. Non ultimo, l'obiettivo, attraverso le ottime presidi di questi istituti e grazie anche al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Caserta, l'idea di poter scegliere tra questi argomenti di sostenibilità, uno probabilmente proprio l'alimentazione sana e sostenibile che ritorna come refrain,
un argomento da poter sviluppare in attività didattiche parallele fatte negli istituti di scuola superiore. Una volta si chiamavano alternanza scuola-lavoro, oggi si chiamano PCTO, che sta per percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Vedete, la parola orientamento è una parola che unisce la scuola all'università, perché sia la scuola che l'università devono orientare i nostri giovani verso il loro futuro. Quindi indubbiamente si tratta di un progetto importante, ma come diceva giustamente, mi permetto di aggiungere un aggettivo a questi progetti, a questi incontri che ci saranno, e si tratta di un qualcosa di lungimirante, cioè si arriva fino a maggio 2022, ma naturalmente il vostro obiettivo è di andare ancora oltre. Assolutamente sì. Questo è il primo programma 21-22, in realtà stiamo già lavorando per il programma 22-23. Gli argomenti per adesso sono 10, perché abbiamo trovato una decina di relatori disponibili, quindi il calendario sarà presto pubblicato con date specifiche che stiamo ancora perfezionando. Diciamo che l'incontro del 9 è importante perché sarà l'occasione per dire alla città, quindi l'invito è nei limiti della disponibilità Covid, diciamo, dei posti a sedere, di partecipare a questa presentazione che sarà fatta alla biblioteca della diocesi di Caserta, dove presenteremo il progetto e lo presenteremo, diciamo, tra tutti coloro che di queste istituzioni, UNICEF, Caritas Caserta, Università Vanvitelli, tra tutte queste istituzioni che si occupano di formazione, di cultura e di formazione verso i giovani. Quindi nel progetto chiamiamo la stampa raccolta, chiamiamo la città raccolta, vogliamo comunicarlo, vogliamo ricevere stimoli, suggerimenti, vorremmo anche trasferire questa esperienza che facciamo su Caserta su altri territori, perché abbiamo detto che il territorio su cui insiste la Vanvitelli, il territorio della provincia di Caserta, è molto ampio, abbiamo tante altre realtà, sarebbe bello poter espandere il nostro progetto anche ad altre scuole a Caserta o portarli su altri territori delle altre cittadine universitarie del nostro comprensorio, della nostra provincia. Quindi è l'occasione anche per ricevere stimoli, per ricevere suggerimenti e per entrare ancora una volta in contatto ravvicinato con la città, con il territorio, con la gente, perché la vera mission, la vera terza missione è proprio questa, è scendere in campo. Il Covid ci ha tenuto lontani, distaccati, sempre con webinar, eccetera. Adesso abbiamo la possibilità, col distanziamento interpersonale, col Green Pass, di poter tornare a incontrarci, a parlare, a discutere e a progettare insieme questi percorsi. Quindi il percorso che presenteremo il giorno 9, sabato, a Caserta alle ore 10, nella Biblioteca Diocesana, sarà solo il primo esempio di un calendario di eventi che probabilmente sarà, diciamo, rafforzato, allargato su Caserta e su altri territori. Questo sicuramente è molto importante. Dottor Cascetta, noi siamo in chiusura, io però volevo farne un'ultimissima evidenziando quello che è un fatto sul tema della sostenibilità e tutti questi temi importanti che lei ha trattato. L'università ha fatto un passo, anzi forse più di un passo in avanti, in modo concreto, a dire sì, a noi interessa. E allora le chiedo, io personalmente prima di essere giornalista sono cittadino, lei, mi permetto di dire, è prima di tutto un cittadino di questa meravigliosa terra, e allora sul tema del cambiamento, come può il singolo cittadino sentirsi ed essere parte integrante di questo importante cambiamento che ci deve essere, insomma, lei mi insegna che non abbiamo un mondo di riserva, ecco. Assolutamente, e questo è proprio lo scopo finale della nostra attività. E fare capire a tutti, ai ragazzi delle scuole, delle università, alle loro famiglie, e considerare che i ragazzi sono i cittadini di oggi, ma sono anche la classe dirigente del domani, e quando tornano a casa sono ambasciatori. Quindi se noi incidiamo sulla formazione dei ragazzi, se noi facciamo capire che nel comportamento di ogni singolo studente, di ogni singolo giovane, i comportamenti sono importanti, e assumere modelli di vita responsabili e sostenibili, stiamo facendo qualcosa per noi stessi e per il Paese. E quindi noi dobbiamo contare sull'effetto di moltiplicazione, sul proselitismo, se mi consente il termine. Se noi, diciamo, riusciamo a comunicare, a incidere, a responsabilizzare i ragazzi saranno un domani gli adulti che governeranno questo Paese, questo territorio, e avranno appreso già da giovani il loro senso di responsabilità. E il nostro slogan è insieme per promuovere il cambiamento. Questo è il sottotitolo dei dialoghi della sostenibilità. Andranno a casa, frequenteranno i loro amici,
e in questa rete di socialità loro comunicheranno i loro valori agli altri. Quindi io credo molto che educando bene i nostri giovani, questo fenomeno di propagazione della cultura, dello sviluppo sostenibile, arrivi in tutte le fasce, in tutti i territori, per tutte le età, e tutti, nessuno escluso, siamo tutti convocati, si direbbe in un gergo sportivo calcistico, nessuno si può sentire escluso da questa che è una lotta importantissima per la salvaguardia del clima, e nessuno di noi si può sottrarre. Bere dell'acqua piuttosto che smaltire bene dei rifiuti, piuttosto che mangiare sano, sono comportamenti quotidiani semplici, ma se fatti responsabilmente contribuiscono tutti insieme a concorrere a un obiettivo di salvaguardia del nostro pianeta che oggi vediamo essere piuttosto in crisi e di cui tanto si dibatte proprio in queste settimane, in questi mesi, dove l'argomento ambientale, lo vediamo tutti i giorni sui media, è al centro di un'attenzione veramente mondiale. Dottore, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro un buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi e buonasera a tutti i telespettatori. Ringraziando nuovamente Fulvio Cascetta, il prorettore funzionale Green Energy e Sostenibilità Ambientale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, noi vi rimandiamo a questi importantissimi eventi che riguardano tutti, nessuno escluso, la prossima settimana, il 6 prima e poi il 9 di ottobre. Da parte nostra questa puntata finisce qui, vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci.